Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dino Vera, qui a giocare con i Mamelucchi. Mentre andiamo avanti nelle nostre conquiste per finire anche l'albero missione dei Mamelucchi con la presa dell'Etiopia, il nostro stato diventa sempre più massello. Continuiamo ad integrare persone in Indonesia. Abbiamo preso tre nuovi vassalli: Mataram, Blambavang e Bali. In più stiamo tramando per annettere Delhi e Lampang, che sono i nostri vecchi vassalli. Qui nel 7 possiamo finire Malacca, quindi ci vuole un casus belli lì, quindi insomma ce lo prepariamo. Beta Israel Spy Network, va bene, in realtà ce l'ho i claim. Beta Israel Spy Network, va bene, quindi questi in realtà dovrebbero essere ebraici, ma non lo sono. Comunque, ti è Etiopia che sta da sola e l'ammazzo, quindi ti è corsa sul posto. Ti metti un generale. Mo' mese prossimo tiro guerra pure a questi, ammazzo pure questi, così finiscono tutti con una botta. Magari fammi vedere che ho preso qui. Sì, guarda, posso togliere Ogaden e magari prendere questa. Sì, meglio, meglio. Così ho più corno d'Africa. Ok, quindi qui a... Chi è? Ok, qui cerchiamo di ammazzare questi ragazzi per toglierci i vari problemi. No, vabbè, questo può pure sta qua, quindi Semien, tiè. E Sennar, tiè. Qui prendiamo tutto quanto. Sta zona è finita easy, dai. Ok, riuniamo questo esercito con quelli che stanno a fare st'assedio qui. Tiè, levate, togli la corsa, non c'è bisogno. Questi non stanno a correre, a posto così. Va bene, tiè, mazza, oh, stanno bene, stanno bene. Lì c'è l'esercito di Semien che viene a morire. Manok Wari si è convertito. Pure qui in Papua Nuova Guinea stanno andando molto bene, quasi tutto sunnita. In Indonesia manca ancora una cifra, però per esempio qui a Malacca stiamo abbastanza messi bene. Qui diciamo la parte indù che ce ne sta ancora un bel po' di roba. Tanto Malindi vorrei vassallizzarlo perché non è male. Ci dà più controllo del lato di Zanzibar, è un altro di quei posti che vorrei controllare. E mettete in Etiopia. Malindi, oh! Questi mi hanno dato il passaggio, gliel'ho chiesto prima. Molto bene. Quindi tu hai preso questo e te poi toglie. Tu hai preso questo e te poi toglie. Ecco qui. Qui ammazzo l'esercito dei Malindi, che stranamente è un wipeout. Intanto ho ammazzato già Semien, di 1, 2 e 3 contro Beta Israele, evidentemente. E abbiamo preso tre province e non aggiungo in tre company. 50 punti amministrativi perché c'era un'agenda di prendere della roba qui a caso nella zona. Ok, questo si è riunito, lo posso mettere a caffa. Senti, che domo fa qua? Mo appena prendo sta provincia me tolgo. Perché se no dopo rimango tra... Ah no, aspetta, se Killua c'ho il passaggio... allora sì, eh. Se a Killua c'ho il passaggio, a posto così. Quindi questo diventa un vassallo, 43 di aggressive expansion, non frega un cazzo. Ok, quindi togliete. Malindi, vassallone importante. Dealer trade e quest'altro. Se rosica me ne frega niente. Mo ci mandiamo il diplomatico. Fuguzli è stato convertito. E qui un bel po' di roba c'è. Magari fuori produzione mi rimetto la roba in tre company qui. E mo, dai, con questa, appena questo esce da Killua, intanto annullo il passaggio militare con Killua. E ammazzo Adal come previsto. Tiè. Mamma mia, una ridimensionata gli ho dato, eh.
Ok, quindi faccio tutti i core che posso fare, ho 100% di aggressive expansion. Allora, c'ho la missione che ho finito e rapporti con l'Etiopia, però l'Etiopia ancora esiste, quindi vorrei capire come funziona la missione senza che l'esistenza dell'Etiopia. Quindi prima l'ammazzo. Mercante ballerino in Canton, intanto qui posso fare. Che cos'è questo? No, questa non la posso usare. Le piramidi no, fa cagà. Alicarnasso non conviene. La cittadella del Bam è buona, però non c'è un po' manpower. Mi dà un mercante in più e più caravan power, 20% rispetto a quell'altro. Plodiv, questa posso mettere in company. Ma quanta roba manca qui? Ok, mancano 3-4 province. Malta ho già fatto. Va bene. Ma qui mi mancano delle cose? Eh sì, i core dell'Etiopia mi mancano. 78% con l'Etiopia. Senti, qui mo tu. Ho sbagliato. Ma questo ha finito le navi. Ok, quindi mandiamo un attimo le navi qui. Un diplo a Malindi. Tiè. E vai. Oh, abbiamo finito. Insomma, Corno d'Africa se la spadroneggiavano sti ragazzi. Ma alla fine è andata molto più easy del previsto, eh. Tiè, guarda qua. Qui ancora niente, 78% ce l'abbiamo fatta, vieni qui. L'Etiopia muore. 1, 2, 3, 4. Ma chi è che sta rosicando in tutto ciò? Killua, vabbè. Mo Killua ci mandiamo il diplomatico. Killua, nessun alleato, potrei pistarla tranquillamente. Facciamo tutti i core che mancavano. Ok, e facciamo la missione oltre il Nilo senza l'Etiopia, vediamo che succede. Posso prendere molti nuovi eventi base all'Etiopia, cioè diciamo dell'Etiopia, altrimenti posso fare i Kawa, livello 5 come riforma di governo. Allora, le Kawa unit erano forti in culo, però io qua già c'avrei sta cosa dei 5 di disciplina ai Mamelucchi, che in realtà devo rimettere, che è. Quindi in realtà famo gli eventi dell'Etiopia. Famo gli eventi dell'Etiopia, ragazzi. Potrei fare qualcosa, ma vorrei fare le nuove tech. Quindi, va bene, va bene. Mo gli eventi della sovraestensione mo me se magneranno. Ok. Questi se fanno sta zona qua. No, questo no. Ok. Quello dell'Egitto non arriva fino a qua sotto. Ok, si ferma là. Mo' questo si fa Corno d'Africa e diciamo un pezzetto d'Arabia. Vorrei vedere, ma c'ho delle cartouse da fa sexy? A proposito, 28 mesi, in questi 28 mesi devo fare 5 università. Quindi, 1, 2, ok. 5 università per cominciare la prossima epoca con già un bonus dell'epoca. Buzzau! Abbuziao, abbiamo fatto un'altra conversione e si vola. Le 100 navi da trasporto stanno per arrivare. Ah, per 2 di stabilità. E arrivo subito. Adige, sono usciti i ribelli. Dove sta Adige? Ah, è sempre la stessa provincia dei Gazikomuk. Ok. Ok, senti, qua io ho finito, quindi questi mi sa che possono cominciare a venire in Tunisia per le prossime puntate. Allora, eccoci qua, telefonata e a Tirgo viste, ragazzi, e si converte. Oh, mai, raga, cioè, qui veramente abbiamo quasi finito, eh. Mancano 3-4 province e ci siamo. Una è convertita, pure l'altra la stiamo convertendo adesso. Quella che non si converte mai è questa. Però c'è il missionario sopra, perfetto, perfetto. C'è il missionario, l'amo, ok, vabbè, questo al massimo gli abbassa la stabilità a sto ragazzo, chi se ne frega. Oh, ho finito la guerra, a proposito, ho finito la guerra, quindi, Delhi, che dobbiamo fare? Delhi, basta, basta, Delhi. Ti è beccato un grattage, ma non ci stanno ancora, c'anzi, un grano? 100 del mercantilismo, 100 del mercantilismo così easy, nel 1600.
Ok, quindi qui posso fare due annessioni. Togli questo. Stretto di Johor. Ok, va bene. Quindi prendiamo Delhi. 3 gennaio. Lanfang. 15 giorni. Tiè, e con questo torniamo a... Ah, ma in realtà non stiamo manco sopra. Non stiamo manco sopra. Quindi, raga, queste tre annessioni qua sotto. Potrei pure vassallizzarmi Bone se sono matto. Eh no, Bone dice che è troppo forte a livello economico rispetto a me. Vabbè, con queste due annessioni vuol dire che posso annettermi Lugu diplomaticamente. E sti due delle Filippine, praticamente. Sì. Sì. Cioè, stiamo a fare di tutto. Cioè, sia guerre che diplomazia stiamo andando a cannone proprio. Oh, alla fine questi stanno a vincere. Nuova tecnologia. Vabbè, è troppo presto per fare quella. Agendona. Allora, manifattura a te, Salonica. Mugo Mugo sviluppo. Tiè. Basta, 1.900, così easy. E qualcosa da commercio da fa? Sì, un po' c'è da costruire. Sì, vai, vai, ammazza quanta roba c'era da fa. Ok. Un'altra stecca di Guardhouse. Non credo che sta sopra, però sì, stavamo praticamente a inseguire Cap. Quindi stiamo attenti ragazzi. Intanto Malindi rosica, vabbè, ma Malindi ho appena conquistato, insomma. Senti, ma qui, insomma, c'ho quattro colonie. Ah, questa è l'ultima, va bene. Vabbè, questa è quasi finita. Andiamo a Karura, qua, 10 di sviluppo. Ok. Nyonga sta attaccando il Portogallo. È matto, eh? Matto. Guarda, con queste qua mi arriva il mercante di quella colonia. Quindi, insomma, stiamo a fare una buona mossa. C'ho 98 dei Nova Deepness, ragazzi. La riforma del governo, questa qua a livello 5, con cui non ho preso i Gawa, mi dà per ogni livello dell'advisor 0.02 in Nova Deepness all'anno. Quindi diciamo che questi danno 0.01 all'anno, alla fine aumenta, alla fine la senti. Alla fine la senti. Tecnologica la Head of Time, vedi 0.08, 0.08. Scusa, lì è l'1 quindi non conta? Eh sì, no, allora non te da 0.01. Anzi, 0.1. Vabbè. E senti, Killua c'aveva una meraviglia rottissima. Ok, eccola. Killua City. Un prestigio, ship trade power. Io da bisterebbi, Killua, scusami. Io devo bisterebbi, Killua, scusami. Famo che questo si fa pure il corno d'Africa. E costi 50 vado da Killua a fargli lo scherzo. E se ti hai visto Killua, prima di tutto dovrei prendere il 50% di presenza sul nuovo di Zanzibar e posso cominciare a convertire i feticisti dei piedi col coso, col missionario. Prendo 2000 marinai per 2000 manpower. Bonus, sti eventi inutili in culo. Ok. Allora ragazzi, appena posso fare anche la Diplotech, ma poi questa? Ah ok, forse mi conviene fare i soldi per fare sta tech. Ah, aspetta, ma questa è una penalità finta? No, c'ho ancora un anno, c'ho ancora un anno. L'anno prossimo prendo i prestiti di Burger, faccio la Global Trade e poi ci siamo. Se comincio a convertire i feticisti dei piedi, perché qua insomma converto un bel po' di gente, eh. Madagascar è tutto feticista dei piedi e già mio da sai. Quindi si vola, si vola, si vola. Eccoci qua, un'altra telefonata. Allora, sti 100, mo gli famo lo scherzo a Kilo, eh. Allora io voglio quella cosa, quella meraviglia. Ma qui c'era pure
sta cosa, se non sbaglio, può far crescere il cloves a Zanzibar. Ecco, vedi? Questa come si fa? Diplomatic skill dei 5. Qui un sacco di roba che sta. 66.100. Ah, vedi? Questo è un evento dell'Etiopia. Che culo. Ok, buono. Un evento dell'Etiopia con cui posso pomparmi una meraviglia. Tieni. Mi ci pompo un po' la cittadella del Bamba. Ma la posso pure finire i soldi? Sì, quindi con questo mi arriva pure il 16° mercante. Ragazzi, quando prendiamo Gilwa City, anche altri 4 de potenza del mercante a mercante. Quindi c'è, cioè, attenzione. Madang, ok. La trego con Bali è finita, ma Bali so io, mo. Ok, quindi Gilwa, tiè. Ups, Gilwa, tiè. Qui gli facciamo un reconquest su Mombasa e famogli il reconquest su Mombasa. 1, 2. Ecco, poi voglio vedere se rosica questo, 5 di autonomia all'asta. A proposito, un'altra cosa, ho fatto 2 università, 3, ne mancano altre 2. E per questo, Mombasa, che gli ridiamo a quel ragazzo. Questo sicuro. Beh, se gli riesco a togliere la costa, più questo si urla. Oh. Sì, scusami. Attenzione, attenzione. Intanto le navi vengono distrutte, cancellate dal nostro nemico. Zeila, ok, mo ci pensa questo. Zeila, capito come si chiama? Va bene. Comunque ci siamo finiti in bel po' di territorio, insomma. Abbassa il mercantilismo, pure litigo con i mercanti. Guarda, abbasso il mercantilismo, tanto è praticamente gratis da chiazzarlo. Tu vieni qui e tu vieni qui. Tiè. Ah, che poi qui appena prendo qualche provincia posso cominciare a colonizzare. Attenzione, attenzione. A Zanzibar si convertono i feticisti dei piedi. A Zanzibar si convertono i feticisti dei piedi. Questo glielo diamo a Malindi. Tiè. Bene. Bene, si urla. Mettete un po' qua. Che questo vuole farci giro. Mettete qua. Sì, sì, questo sta andando qua. Ma spero che un po' passa ancora di più. Il Lulabor. Ok, aspetta, vieni qui. Vabbè, ho colto l'occasione per mettere tutte le cose in 3 compagni. Forse mi torna il mercante dall'Etiopia. Intanto, con 100 aiuto una colonia, va bene. Ok, qui dovrei fermare l'esercito. Oh, niente, niente, stanno là. Gonder. Guarda, cerca di fermare l'esercito, c'è prima Gonder, visto che già sta là. È tornato il coso dall'Etiopia, bene. Quindi, lo mettiamo dall'Etiopia. No, già c'è. Ok. Guarda, questo dovrebbe stare in camp. No, questo è il 16°, questo è il 16°. Il 16° dove mettiamo? Mettiamo qua, mettiamo un tappo qua. Oppure dall'Australia, che tanto già lo dico io, però vabbè, ce lo mettiamo, dai. Ce lo mettiamo. Già vado, dico io, in realtà, il mercato dell'Australia. Senti, devo attaccare questo per forza, perché se no questi in foresta non finisco più. Cadif, copto. Ok, dopo aver fatto qua, stai a tornare là. Hanno fatto la prima circumnavigazione, gli spagnoli, ok, ottimo. Ottimo per loro, non per noi. Qui dovrei vincere, sì, sì, staranno sicuramente arretrati questi. Ho vinto l'assedio di Gilwa. Rieccolo qua, allora stiamo per pista dei Gilwesi qui, mentre questi magari... Ma se quello è tutto l'esercito, io quello lo metto già a fare... sì, guarda, questi già li metto a fare a prezzigio e famo prima, lo sai? Famo prima, carqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yeah. Bene, questo lo vinciamo. Sono pure arrivati i malindesi a darci una mano. A PMMR saranno sicuramente contenti di essere egiziani. E infatti sono contenti. Però ci hanno fregato il resto dell'Australia. Al limite gli posso fare sto atto di maleducazione e mandarlo là.
Ma non c'ho un altro colono. Stanno tutti occupati. Uno, due e tre. Allora, guarda, prendo questo. Lo mandiamo qua. È proprio un atto di maleducazione estremo. Ok, boh, non so questi dove stanno andando. Li inseguiamo. Intanto a Carema convertiamo. Senti, e comunque qua gli convertiamo pure le province del Portogallo e della Spagna, perché se sono animiste, cioè non è che devono essere controllate da una potenza non cattolica, cioè devono essere proprio le province non cattoliche, ok? Quindi, ok, qui posso fare le tech, ma non ho i soldi. Merchant Guild, dammi i prestiti. Mamma mia, 11.000. Global Trade, un altro mercante che hai al mese prossimo. I turchi nel governo, vendiamo i turchi, ok. Allora, mo posso fare la tech diplo a 3,50 e la tech militare a 3,50. Cambiate le navi, mo le aggiorniamo qui a Costantinopoli. Colgo pure l'occasione per farlo a tutte le altre utilizzando il pulsante della guerra. Tiè. Questo già sta a casa, questo già sta a casa, questo già sta a casa. Mo' aspetto che questo torna a casa, vediamo se c'è qualche altra flotta in giro. Da che casino. 33 chi so. Ah, ok, queste sono le navi da combattimento e dove ancora fonde. Ok, va bene. In più, una East India Trade Company, un mercante 5 di Global Trade Power e 300 euro. Mamma mia, un altro mercante c'ho. Quindi, qui a tappo non mi serve perché già ci sono tutti i tappi che mi pare. Samarcanda c'è. Astrakhan vorrei provare a mettere. Ok, in Crimea già c'è. In Tunisia serve il tappo. In Tunisia serve il tappo. Ok, mamma mia, mi sa che mi deve arrivare. La Francia non è più un rivale valido per i mamelucchi. A proposito, vendiamo, cioè ripaghiamo tutti i prestiti che ho. 3, ok, quindi mi avanzano ancora quelli là. Ho usato già tutto quello che potevo fare a livello tecnologico. Prendiamo uno di corruzione, abbassiamo la pietà. E con questo paghiamo un'altra cosa. Un'altra cosa qui. Mamma mia, roba che abbiamo fatto. Ok, questo è l'esercito da 20. Ma l'esercito è sparito? Il loro è sparito? Forse sta scappando dalla foresta? Ah no, eccolo, eccolo. Ok, dai, mi mancano solo due prestiti. 4.000, appena li famo, li paghiamo subito. Ovviamente Kilo ha già persone, gli ho preso la capitale, gli ho preso l'obiettivo di guerra. Peggio di così non poteva stare. Atreca con Nogai, Semien, Beta Israel. Ah, qui poi mi stanno a fare i scherzi perché non sto a guardare. Ok. Vieni avanti. Minchia. M'hanno ammazzato un cannon. Vabbè, dai. Ok, qui ammazzo un po' di gente. Karz, motori urgenti, finalmente si è convertito. E finiamo di convertire l'Anatolia e i dintorni. Qui ce ne mancano solo due con sopra. No, in realtà Vlorë ancora non c'è il missionario, però manca poco. Va bene. Dai, ammazza questi qua. I Kilwesi, dai! Stanno ritornando indietro i Kilwesi. E dove stanno andando? Stanno andando a Zanzibar, quindi mi metto qui. Mentre questi prendono il resto del territorio. Quindi vediamo se già si arrendono. Ma posso pure prendere un'altra provincia? Abbiamo questa. Ma guarda, in realtà non mi serve, posso pure lasciarli così. Burgas, eccolo, tiè. Registan Square non mi serve. Ah, comunque c'è andata Malindia fino a prendere qua la provincia, quindi l'esercito gli muore. Ok, Semien, ho vintone. Ok, senti, tu. No, questo è quello buono. Questo è quello buono, ok. Fermate. Ancora c'è troppa sovraestensione, però mo i gol finiscono tutti. Gli ho preso tutto.
Eccoli, eh. Se li riesco a pigliare sono eroi, però non credo. Oh, guarda, guarda lì, si sono fermati, stavano sopra la stessa provincia dove stavo io, non si sono pistati. Cioè, hai visto che è successo? Vabbè, forse questo per un wipeout. Deli annesso, finalmente. Quindi questo lo cancelliamo. Altre navi de Deli le fondiamo qui, questo va a Gujarat. 8 navi di chissà, ok, eccole qua. Già tutto musulmano qui. Quelli che stanno qua li miglioriamo e fermiamo il coso della guerra. Ma guarda, li fermo a tutti, eh. Ok. Tanto la guerra è finita qui. Da Gilwa, infatti, stiamo molto bene qui. Tiè. Oh, Metz, mi sai rendono. Ah, perché c'è una battaglia in corso. 100% è morto l'esercito. Mo, che diciamo? Ti arrendi? Sì. Bene. Quindi ho preso tutta la costa a Kilwa, una meraviglia. Ho ridato una provincia a Malindi. Questi mi sa che li devo lasciare qua perché sicuramente mo se smadonnano. Allora, qui o so feticisti dei piedi, o so già musulmani. Quindi già posso mettere tutto là. Intanto siamo saliti a 180% sull'estensione. Mazz, questo può tornarsene a casa sua, che sarà tipo qui, nel Corno d'Africa. No, non può, non può. Quindi deve venire un attimo qua. Devo riprendere i trasporti e riportarli a Malindi. Mo' confino con Mutapa. Oh, mi ho fatto un sacco di cazzi. Mo' ci serve da annette Lanfang fino a... Oddio, manca ancora... Ah no. Lanfang già sta in annessione. Perfetto, perfetto. Bene. E quindi mo gli tocca solo a Liscia Luwu. Eh sì, perché c'ha due alleati. E invece Bone chi c'ha di alleato? Tutti, tutti quelli che rimangono. Va bene, quindi Luwu ce lo allisciamo. E mo se allisciamo pure Sulu. Ok, sono sti altri due pure li prendiamo. Knowledge sharing da Gazikumuk. Center of trade da potenziare. Ok, altri core? No, niente. Bene. Mo' che questi si riuniscono, ci siamo. Axum. E poi ti metti a Gonderte. È arrivato il 18° mercante, in realtà evidentemente è un mercante ballerino. L'avevo messo in Australia, dove è rimasto. Da, ho messo l'altro. Ad Astrakhan. Quindi, diciamo, Astrakhan c'è un mercante ballerino. Vediamo se c'ho qualche trade company che sta là. No. No, niente. Senti, ma qui come stiamo messi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Più quelle che già c'avevo all'inizio per diventare una colonia. Sono 11, quindi qua io ho un mercante da colonia. Va bene. Guarda, mo che si riunisce questo esercito, magari lo rinforzo per farlo tornare a 24-4, visto che è morto un cannon. Mo stanno a finire tutti i core della precedente guerra, quindi non rimango così tanto a questa sovraestensione allucinante. 10 di sconto agli advisor, 25 di legittimità. Pirati del Pegu e di un altro posto. Malindi mi mandano il coso, il matrimonio. E qui mi manca un cannone perché... Non si può, non si può, non si può. Quindi guarda, lo mandiamo da qui. E ad Al lo dobbiamo pistare per ricollegarci al resto dei territori e poi abbiamo risolto. Oh, eccolo qui ragazzi, eccolo qui. No, ancora no in realtà. Ci abbiamo delle indipendenze per Medribai. Axum, Gonder, ok, tiè, e questo si fa sto pezzo. Molti dovrebbero essere già fermati. È morto il King, è morto il King, quindi lo prendiamo i Chasi.
C'ha 35 anni, 32 se è curdo, e allora sarà curdo. 4-3-3, non è manco male. Questo sta alla provincia sbagliata. Non è manco male, posso pagare un prestito. E questo lo riportiamo in Tunisia. Mamma mia, mi ho fatto un sacco di cazzi oggi. Bene, Golestan. Ok, va bene ragazzi, io con questo vi saluto, stiamo andando molto bene, 105 sovraestensioni che sto finti perché molti di questi core mo finiscono subito, abbiamo rimediato una mega meraviglia qui che a livello 3 ci darà veramente un sacco di ragazzi, early prestige, ma senti, ma il prestige già sta al massimo, ok, già sta al massimo fisso, ci metti pure un altro 1%, cioè un altro 1 del prestige, quindi proprio basta, fisso 100% per sempre, 30% di forza a tutte le navi, 4 su ogni mercante, vi ricordo che abbiamo 18 mercanti in tutti i posti che ci interessano, quindi ci aumenta la presenza commerciale, i soldi che prendiamo, certo se muoiono i 3 de node valgono 2000, 4 di forza commerciale, non è che te ne svoltano la vita, ma, insomma, io con questo ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, a presto!